Cosa sta leggendo Holmes con tanta attenzione? La sto osservando da 15 minuti e non ha ancora sollevato gli occhi dal testo. Sto leggendo qualcosa di veramente umoristico: le linee guida nutrizionali per gli americani. Si legge che tutte le donne che potrebbero andare incontro ad una gravidanza dovrebbero privilegiare tutti gli alimenti che contengono ferro. Sotto il formato di ferro eme. In pratica, si tratta del ferro che troviamo nella carne, ma nello stesso tempo molti americani criminalizzano la carne rossa e sostengono che essa causa il cancro. Poi leggo che le donne dovrebbero aumentare l'utilizzo di frutta e verdura che contiene abbondante vitamina C, ma sappiamo benissimo che che nelle grandi città trovare frutta e verdura di qualità è quasi impossibile e molto costoso e inoltre sappiamo bene che gli americani consumano basse quantità di frutta e verdura e quindi sono costretti ad introdurre la vitamina C sotto forma di integratori alimentari e molecole sintetiche. La vitamina C dovrebbe far parte della dieta di tutte le donne in età fertile perché favorisce l'assorbimento del ferro e sostengono che l'anemia sideropenica, cioè l'anemia da carenza di ferro, è ancora oggi un problema molto diffuso a livello mondiale. Ma i consigli più divertenti in assoluto li troviamo nella sezione dedicata al folato nelle donne e negli uomini in età fertile. Qui leggo che tutte le donne in età fertile dovrebbero introdurre 400 microgrammi al giorno di acido folico sotto forma di integratori sintetici. Ha capito bene Watson? Acido folico sintetico. In alternativa possono ottenere il fabbisogno di acido folico dalle farine di frumento fortificate e se acquisiscono la buona abitudine di mangiare cereali fortificati a colazione. Non si menziona il fegato degli animali allevati con cura e neppure i vegetali a foglia verde scura. Sembrerebbe che l'unico modo di procurarci l'acido folico sia di ingerire cereali fortificati e abituarci a mangiare a colazione cereali con l'aggiunta di acido folico. Un'altra opera comica è questo illustre manuale di nutrizione che descrive come gli inglesi si procurano il fabbisogno quotidiano di acido folico. Non le dico il titolo Watson perché qui rischiamo di finire denunciati tutti e due. Leggo che i folati in Inghilterra deriverebbero da vegetali per il 32%, di cui le patate rappresenterebbero il 10%. Ma... Come facciano ad ottenere il 10% di folati dalle patate non lo so poi leggo che il 35% dell'acido folico viene ottenuto da cereali fortificati in particolare dal pane e dalla splendida abitudine degli inglesi di mangiare cereali fortificati a colazione un 10% viene introdotto con latte e con i formaggi la carne fornisce solo il 4% e il resto viene introdotto con alimenti vari. Lo stile espositivo si avvicina di più a un manifesto pubblicitario per i cibi fortificati a supporto delle decisioni politiche del governo che non un trattato scientifico di nutrizione. Così facendo, le persone penso si siano convinte di due evidenze sbagliate. Uno, noi avremmo risolto il problema dei folati fortificando le farine e mangiando cereali fortificati a colazione e due, così facendo la gente ha dimenticato che i folati naturali si trovano nel fegato e nei vegetali a foglia verde scura e assistiamo ad una spettacolare carenza di folati naturali nell'alimentazione dei paesi che hanno fortificato i cereali. Lei Holmes continua a insistere. Con questa sua idea di un supermercato della prevenzione. Certamente, Watson, anzi le dirò che ho raccolto nuovi indizi e ho scoperto che il supermercato della prevenzione, nel caso dei folati, ha applicato una strategia veramente ingegnosa. Si consiglia infatti a tutte le coppie in età fertile di introdurre 400 microgrammi di acido folico artificiale al giorno. Non ci sono dubbi che i folati sono indispensabili per la sintesi del DNA e quindi per la replicazione sia degli oociti, sia degli spermatozoi e pertanto sono essenziali per la fertilità. Inoltre, nel modulo dedicato all'epigenetica abbiamo visto che i folati entrano nel sistema dei donatori di metili, e quindi la regolazione epigenetica e addirittura la trasmissione transgenerazionale di pattern di regolazione epigenetica passano attraverso la metilazione del DNA e dipendono da un adeguato apporto di folato. Sono costretto a lasciarvi perché si avvicina l'ora della cena e mia moglie si irrita se arrivo in ritardo, anche dopo 30 anni di matrimonio. Ma prima di lasciare la vostra compagnia. Vorrei fare una domanda. Folati, acido folico, voi continuate a parlarne come se fossero due termini interscambiabili. Ma folati e acido folico sono davvero sinonimi? Assolutamente no. Le siamo grati per aver tirato in ballo la poco nota ma cruciale differenza tra folati e acido folico. La distinzione chiave è questa. I folati si trovano in molti alimenti naturali. Viceversa, l'acido folico è un prodotto chimico artificiale di sintesi. Il problema è che molti medici, dietiste, ricercatori usano i termini folati e acido folico come se fossero interscambiabili e sono pronti a sostenere che si tratta di molecole equivalenti. Alcuni trattati di nutrizione e di medicina naturale si sono spinti addirittura a dire che l'acido folico è preferibile perché è più biodisponibile. Mi incuriosisce il fatto che tutti i trattati di nutrizione, quando parlano di folati, pensano e si rivolgono alle donne. È ovvio che la donna durante l'età fertile, cioè dalla pubertà fino alla perimenopausa-menopausa, dovrebbe introdurre una quantità adeguata di acido folico. Ma non capisco perché questi autori dimenticano gli uomini. Abbiamo appena finito di dire che l'uomo ha un'età fertile che va dalla pubertà a... boh, non lo so, forse al momento del decesso. Quindi non si capisce perché dovrebbero essere solo le donne a introdurre quantità adeguate, cioè 400 microgrammi al giorno, di folati durante l'età fertile. Il termine folati è un concetto generico che abbraccia diverse vitamine idrosolubili del complesso B. Infatti qualcuno le chiama anche vitamina B9. L'acido folico è una molecola artificiale ossidata. Presente nella prima generazione degli integratori alimentari, in moltissimi multivitaminici della prima generazione, è utilizzato per fortificare le farine, il pane e i cereali per la colazione. La parola folati indica tutti i derivati del tetraidrofolato presenti negli alimenti naturali. La forma metabolicamente attiva dei folati è il 5-metil tetraidrofolato. Diversamente dai folati naturali, che sono trasformati in 5-metil tetraidrofolato a livello della mucosa intestinale, l'acido folico sintetico deve essere attivato a livello epatico. La conversione dell'acido folico sintetico in 5-metil tetraidrofolato richiede l'affolato reduttasi che sappiamo essere molto poco efficiente negli esseri umani. Di conseguenza, percentuali molto elevate di acido folico rimangono in circolo non attivate biologicamente e sono responsabili di effetti indesiderati. Molti studi hanno confermato la presenza di elevati livelli di acido folico circolante dopo l'ingestione di cibi fortificati o di integratori alimentari. Nella storia dell'uomo noi non abbiamo niente a che fare con l'acido folico prima del 1943, quando questa molecola è stata inventata e sintetizzata. Durante la Seconda Guerra Mondiale i nutrizionisti americani erano preoccupati che i loro soldati che combattevano in Europa ricevessero quantità adeguate di vitamine, di minerali, di elementi traccia, insomma di tutte le sostanze nutritive fondamentali. Si sono presto resi conto che l'utilizzo di mulini a cilindri d'acciaio eliminava più della metà dei minerali, degli elementi traccia e delle vitamine presenti nelle farine e quindi nel pane e nei cereali. La decisione corretta alla fine della seconda guerra mondiale avrebbe dovuto essere un ritorno ai mulini a pietra o in ogni caso una limitazione dell'utilizzo dei mulini a cilindri d'acciaio. Tuttavia, la lobby dei mugnai, che durante la guerra aveva investito enormi quantità di denaro in questa nuova tecnologia, non aveva nessuna intenzione di smantellare i mulini esistenti. Quindi il compromesso che è stato raggiunto è consistito nel fortificare i cereali e le farine con l'aggiunta di acido folico sintetico. Per legittimare questa decisione la comunità scientifica ha dimostrato che la fortificazione degli alimenti con acido folico riduce l'incidenza di difetti del tubo neurale. E non ci sono dubbi che si tratta di un'affermazione scientifica. Complessivamente tuttavia si è trattato di una elegante mistificazione politica. State quindi dicendo che livelli ematici elevati di acido folico sono pericolosi? Il modello americano, cioè la fortificazione delle farine con acido folico, è stato adottato negli anni 90 da molti altri paesi. Ciò che abbiamo capito è che la fortificazione obbligatoria dei cereali e delle farine si associa ad una riduzione importante dei difetti del tubo neurale. Tuttavia, negli stessi anni sono emersi alcuni indizi preoccupanti sulla pericolosità dell'acido folico e della fortificazione degli alimenti. È stata segnalata un'associazione tra acido folico e un'aumentata incidenza di cancro del colon. La Norvegia ha segnalato un aumento della mortalità generale dopo fortificazione delle farine. Un trial in cui si somministrava un milligrammo al giorno di acido folico ha evidenziato un'aumentata incidenza di cancro della prostata. Sappiamo che l'acido folico inibisce l'attività dei natural killer in vitro stimola la replicazione delle cellule neoplastiche. Se associato a deficit di vitamina B12, accelera nell'anziano il declino cognitivo e può mascherare il deficit di vitamina B12. In pratica è meglio star lontano dall'acido folico nelle fasi tardive della vita. L'aforisma pratico è non preoccuparti dei folati e non assumere acido folico al di fuori delle fasi riproduttive della vita. La mia opinione personale è che devi comunque star lontano dall'acido folico in tutte le fasi della vita, anche se presti attenzione alla quantità di folati nel tuo stile alimentare. Se mi dite quali sono gli alimenti naturali che contengono grandi quantità di folati, lo farò presente a mia moglie e sicuramente lei ne terrà conto nello stilare la lista della spesa. Ecco la lista della spesa per sua moglie. Innanzitutto cominciamo col fegato e le frattaglie, ma subito dopo vede che la parte da leone viene giocata dai vegetali a foglia verde scura. A rischio di sembrare più cinico del mio solito, adesso vi racconto un aneddoto divertente sulle strategie di vendita dei produttori di integratori alimentari. Possiamo parlare di una prima generazione di integratori e di polivitaminici. Che contenevano praticamente e invariabilmente preacido folico. A questo punto, i vari medici alternativi, i nutrizionisti alternativi, la New Age e i salutisti si sono resi conto che questo acido folico non è un toccasana e abbiamo inventato gli integratori nutrizionali di folato della seconda generazione. Abbiamo cioè creato il mito del 5-metil tetraidrofolato e allora dappertutto sui siti internet, sulle riviste, sui giornali leggiamo che bisogna prestare molta attenzione alle etichette ed evitare gli integratori e i multivitaminici contenenti acido folico e privilegiare invece l'acquisto degli integratori e dei multivitaminici contenenti 5 metil tetraidrofolato. In pratica adesso i soldi si fanno non più con l'acido folico che costava abbastanza poco, ma col 5 metil tetraidrofolato, un vero simulacro di lusso. Conosciamo il fabbisogno quotidiano di folati? Certamente, il fabbisogno quotidiano di folati durante tutta l'età fertile è 400 microgrammi al giorno e sale a 600 microgrammi al giorno durante la gravidanza e l'allattamento. Le donne vegetariane o vegane che non amano ovviamente mangiare fegato di animali e che non ingeriscono una quantità adeguata di vegetali a foglia verde scura di altissima qualità e quindi ricchi di folato, rischiano la carenza di folato durante i primi mesi della gravidanza con conseguenze spesso catastrofiche, come diremo nel prossimo modulo. Perché molte sperimentazioni che sono state fatte con integratori alimentari hanno dato esito negativo, quando invece sappiamo da secoli che le stesse sostanze naturali hanno degli effetti salutari? La ragione è squisitamente complessa. I produttori di integratori alimentari ragionano come l'industria farmaceutica: cercano di mettere grandi quantità di principi attivi nei loro integratori in modo da poter produrre qualche sperimentazione positiva in cui si dimostra con pochi soggetti che il loro integratore è in grado effettivamente di produrre degli effetti biologici. E allora dove sta il problema? Il problema sta nella famosa curva aurovesciata. Abbiamo già detto che in molti fenomeni biologici la cinetica e la dinamica del fenomeno non è lineare, ma una rovesciata. In pratica, se nell'integratore alimentare c'è una quantità insufficiente di principi attivi, l'integratore non avrà nessun effetto. Poi arriviamo a quella che è la dose fisiologica di sostanze di solito presenti negli alimenti naturali che hanno effettivamente degli effetti vantaggiosi sulla salute. Si tratta di concentrazioni che per i farmacologi sono eretiche. Cose come 10 alla meno 8 molari fino a 10 alla meno 4 o addirittura 10 alla meno 2 molari. Quando noi invece introduciamo una quantità maggiore di sostanza all'interno dell'integratore otteniamo degli effetti non fisiologici ma farmacologici o tossicologici. In pratica la stessa sostanza che a dosi fisiologiche induce degli effetti biologici positivi nella maggior parte dei casi produce effetti indesiderati o effetti tossici alle dosi che di solito vengono impiegate negli integratori alimentari. Il capitolo dei minerali e degli elementi traccia è di grande attualità per l'impoverimento del suolo con le tecniche e le tecnologie dell'agricoltura industriale e le monoculture senza rotazione e senza compostaggio che vengono utilizzate per massimizzare la quantità di raccolto per ettaro. I protagonisti di questo capitolo sono il ferro e lo zinco. Per la donna il ferro e lo zinco sono indispensabili per la normale ovulazione, quindi molti nutrizionisti consigliano la somministrazione di ferro in età fertile alle donne, per migliorare l'ovulazione, per aumentare la fertilità. La carne di qualità quindi migliora la fertilità, contrariamente a quanto sostenuto da molti manuali di nutrizione, ancora ossessionati dal mito del colesterolo e dei grassi saturi. Metabolismo del ferro. Il trasporto e il metabolismo del ferro sono controllati in modo molto complesso come potete vedere dalla figura, perché il ferro è un elemento indispensabile ma potenzialmente tossico e in eccesso favorisce la produzione di radicali liberi. È un elemento essenziale per la maggior parte delle forme viventi emerse nella storia della vita dai microbi agli esseri umani. La sua importanza deriva dalla capacità di cedere o acquisire, cioè di scambiare degli elettroni con altri elementi e molecole, avendo una doppia valenza 2 più o 3 più, quindi ha un ruolo chiave come catalizzatore delle reazioni enzimatiche di ossidoriduzione, il cosiddetto sistema REDOX. Molte proteine contengono il ferro come componente di diversi cofattori come il gruppo M. Che trasporta l'ossigeno in circolo e nel muscolo, e poi ci sono tutti i citocromi che fanno parte della catena respiratoria del mitocondrio. Per quanto riguarda il modo tradizionale di vedere il deficit di ferro e di impostare il discorso sul ferro, si sottolinea che nel determinare una carenza di ferro sono importanti. 1. La perdita di ferro nella donna col ciclo mestruale e quindi una problematica specifica nella vita delle donne nell'età riproduttiva. Ma si consiglia anche di non dimenticare la possibilità di perdite occulte intestinali dovute a neoplasie o altre cause di perdite di sangue occulto nelle feci, per esempio le malattie infiammatorie intestinali. 2. Un aumentato fabbisogno di ferro, e qui il ruolo da protagonista ce l'hanno proprio la gravidanza e l'allattamento. Poi abbiamo il deficit alimentare di ferro sotto forma di ferro eme, che si trova solo nella carne di qualità, e quindi è un problema per i vegetariani e i vegani. Possiamo anche parlare di interferenza con l'assorbimento, per esempio il calcio, i fitati e i tannini. Bevi molto tenero, i tannini interferiscono con l'assorbimento del ferro. L'uso prolungato di antiacidi, H2 antagonisti o inibitori di pompa protonica, oggi sono molto abusati e sono una vera e propria epidemia di deficit dell'assorbimento del ferro perché l'acidità gastrica contribuisce a migliorare l'assorbimento del ferro. Le malattie infiammatorie intestinali, l'intolleranza al glutine e la malattia celiaca, e poi l'obesità addominale, che è un processo infiammatorio cronico inconscio che, come vedremo, sta diventando il vero protagonista di una visione moderna del mancato utilizzo di ferro. Che cosa c'entrano le infezioni col ferro? Dobbiamo parlare dell'epcidina. L'epcidina è un ormone peptidico scoperto nel 2000. I ricercatori stavano studiando le proprietà antimicrobiche dei peptidi epatici. Ep infatti deriva da fegato e Cidin da battericida. In seguito si è scoperto che l'epcidina è responsabile dell'anemia associata a malattie croniche come le malattie infiammatorie intestinali, la tubercolosi, alcune malattie a patogenesi immunitaria e alcune forme di cancro in cui gli anatomopatologi avevano scoperto già da anni che il ferro è bloccato nelle cellule intestinali e nei macrofagi dei depositi. Direi che in futuro questa patogenesi avrà un ruolo crescente vista l'epidemia di obesità viscerale che, come sappiamo, è un processo infiammatorio cronico subclinico. L'aumento di epcidina nei processi infiammatori determina un'anemia microcitica che non risponde alla somministrazione di ferro per via orale. Ma solo la somministrazione parenterale. L'epcidina è una proteina di fase acuta prodotta nei processi infettivi e infiammatori. Siccome è difficile da dosare, possiamo utilizzare il livello di proteina C-reattiva, che correla abbastanza bene con i livelli di epcidina e può essere utilizzato se si sospetta un disturbo del metabolismo del ferro causato da un processo infettivo o infiammatorio in alternativa al più costoso e non sempre disponibile dosaggio dell'epcidina. L'epcidina quindi sembra essere il principale regolatore del metabolismo del ferro nei mammiferi. La sintesi di epcidina è regolata da processi infettivi, processi infiammatori, e qui mi viene in mente l'obesità viscerale, la quantità di ferro presente nei macrofagi dei depositi, soprattutto nel fegato, l'ipossia, e l'entità delle eritropoiesi. I macrofagi comunicano con gli epatociti mediante otto proteine per regolare l'immissione in circolo di epcidina. L'epcidina inibisce direttamente la proteina che trasporta il ferro fuori dalle cellule, la ferroportina 1. La ferroportina 1 è presente nella membrana cellulare delle cellule duodenali e nei macrofagi. Se l'ercidina blocca la ferroportina, il ferro rimane bloccato nelle cellule duodenali e nei macrofagi e non entra nel circolo ematico per essere distribuito e utilizzato dalle cellule, per esempio nel midollo osseo, che lo utilizzano per produrre i globuli rossi o le proteine che contengono il gruppo M, come l'emoglobina, la mioglobina, i citocromi nei mitocondri, eccetera. Inibendo la liberazione di ferro dai macrofagi, l'epcidina inibisce anche l'utilizzo del ferro immagazzinato nei depositi e quindi nel fegato. L'epcidina sequestrando il ferro nelle cellule della mucosa duodenale e nei macrofagi, ne impedisce l'utilizzo anche ai batteri e ai funghi che infettano l'uomo e pertanto è un importante meccanismo di difesa e di risposta e di prevenzione delle infezioni. I batteri sono costretti a ottenere il ferro dall'ambiente per sopravvivere e a questo scopo liberano delle proteine leganti il ferro chiamate siderofori, ma in ogni caso devono utilizzare molta della loro energia per procurarsi il ferro e quindi si replicano più lentamente. Tuttavia, l'epcidina può essere un'arma a doppio taglio. Nella tubercolosi, il micobatterio si installa stabilmente nei macrofagi dove il ferro è bloccato. Alcuni batteri, come la Borrelia, utilizzano il manganese quando manca il ferro. L'eccesso di ferro, come nell'emocromatosi, favorisce le infezioni da microbi che sono in grado di replicarsi in presenza di ferro. L'epcidina è un meccanismo molecolare elegante per proteggerci dai processi infettivi acuti che hanno dominato la storia delle forme viventi, viceversa, è un meccanismo molto problematico in caso di processi Infettivi o infiammatori cronici, come ad esempio l'obesità viscerale che oggi è epidemica con il sovrappeso e l'obesità dei paesi industrializzati. In risposta alle citochine, per esempio l'interleuchina 6, il fegato aumenta la sintesi di epcidina, anche se non si tratta di infezioni batteriche, ma infezioni virali, cancro, malattia, patogenesi immunitaria processi infiammatori cronici e oggi direi soprattutto l'obesità viscerale che si associa alla sindrome metabolica. In sintesi, prevedo che in futuro saranno in aumento le anemie da malattie croniche, ma soprattutto da processi infiammatori cronici negli adipociti, in cui il ferro è bloccato nelle cellule duodenali e nei macrofagi dei depositi, la sideremia è bassa perché c'è poco ferro circolante, Tuttavia, anche se somministriamo ferro per via orale, non risolviamo il problema o ingerendo alimenti ricchi di ferro non risolviamo il problema e siamo costretti a ricorrere a ferro per somministrazione parenterale. Veniamo ora allo zinco. Lo zinco è molto importante per la fertilità maschile. Protegge il DNA degli spermatozoi dai danni ossidativi è indispensabile per la normale maturazione sessuale, è essenziale per la produzione dello sperma, inoltre interviene nella sintesi degli ormoni sessuali, e gli alimenti contenenti zinco migliorano la qualità dello sperma.